Ora invece torniamo sulla questione delle richieste di pagamento di bolli auto ormai prescritte. Al fine di evitare ulteriori oneri ai cittadini che stanno provvedendo a fare ricorso, l'associazione Comitato Pro Trignina lancia un appello al Presidente Frattura invitando la Regione Molise a sospendere questi invii relativi, come già si sa, a solleciti di pagamento ormai illegittimi. Un vero e proprio appello al Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura sulla questione dei bolli auto prescritti, affinché con un atto amministrativo responsabile di alto profilo blocchi sul nascere un contenzioso che ci obbligherà a trasportare in tribunale migliaia di automobilisti. È quello lanciato da Antonio Turdò dell'Associazione Comitato Pro Trignina, Abruzzo e Molise. L'associazione infatti ha avviato l'elaborazione delle richieste di sospensione ai sensi della legge vigente, essendo nulli la quasi totalità dei ruoli. Per l'associazione, infatti, la stragrande maggioranza di richieste di pagamento non rispetterebbero il periodo della prescrizione dell'imposta bollo, prescrizione di durata triennale. Si stanno sottoponendo i cittadini e automobilisti molisani a sostenere ulteriori aggravi ed oneri per vedersi riconosciuto un diritto sancito dalla legge. L'associazione ribadisce la decadenza di credito per prescrizione avvenuta. Scadenza periodale bollo gennaio-dicembre 2010, scadenza dell'avvio come descritto dalla legge nel 2013, scadenza ingiunzione nel 2016. Tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2014 e le ingiunzioni sono state lavorate nel 2017 e notificate con una percentuale vicino al 100% nel 2018 e quindi fuori tempo massimo. E poi l'invito al Presidente della Giunta regionale Frattura di bloccare le operazioni in corso al fine di non alimentare l'elevato contenzioso a danno dei cittadini.